Pianto fra auto in via Solferino a Pesaro, 4 le persone rimaste ferite, strada chiusa al traffico per i soccorsi. Maggio, il mese della preghiera incessante per invocare la fine della pandemia, su Fanu TV i collegamenti da 30 santuari di tutto il mondo. La diocesi di Fano celebra il 1° maggio dedicato a San Giuseppe Lavoratore. Il vescovo Trasarti officerà una santa messa nella chiesa di Villa Bassa al Prelato. Domenica invece torna la festa della Madonna della Colonna al santuario di Treponti. L'esame di maturità va annullato, manteniamo soltanto l'elaborato. La richiesta al governo di un gruppo di studenti, troppa didattica a distanza, meglio essere valutati sul percorso dell'intero anno. Raccolte 300.000 firme in tutta Italia. Scottano i cellulari di chi organizza le partite di calcetto, anche i Treponti di Fano è tutto esaurito per i prossimi giorni. 300 piante per un grande vivaio urbano nell'area dell'ex Agipa Fano, presentato dal Comune, è il progetto temporaneo in attesa della decisione definitiva. Nessun parcheggio neanche in futuro, si punta sempre sul verde urbano. Si intitola Nei nostri ricordi ed è l'ultimo singolo di Andres, il cantautore fanese che guarda Sanremo Giovani, pubblicato oggi anche il videoclip. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con il grave incidente che si è verificato questa mattina a Pesaro, vicino al campus scolastico. Nello scontro che ha coinvolto 4 auto sono rimaste ferite altrettante persone. Allora vediamo tutti i particolari nel servizio di Angelica Panzieri. Paura questa mattina a Pesaro in via Solferino, dove sono state coinvolte 4 macchine in un incidente. 4 persone sono rimaste ferite, 2 coniugi alla guida di una Passat ed altri 2 uomini alla guida rispettivamente di una Qashqai bianca e di una Lancia Y russa. Illeso invece il conducente che era alla guida della 4ª vettura, una Hyundai i20, che si sarebbe ritrovato imbottigliato tra le 3 macchine. Secondo le prime ricostruzioni, la 1ª macchina, una Passat blu che proveniva da Pesaro in direzione Urbino, ha invaso completamente l'altra corsia da dove stava arrivando la Qashqai bianca. Pare che il signore alla guida della Passat abbia avuto un malore e non sia riuscito ad evitare di invadere l'altra corsia. Dall'altro lato la Qashqai bianca, che stava andando in direzione Pesaro, gli avrebbe provato a suonare e successivamente avrebbe provato a scansarsi, ma è stata presa in pieno sul fianco. La stessa Passat subito dopo si è scontrata anche con la macchina dietro, una Lancia Y russa, che è stata spinta fin verso il fosso fuori dalla carreggiata. L'unica che è riuscita a frenare, colpita soltanto sul fanale sinistro dalla Passat, è stata la Hyundai i20, guidata da un ragazzo pesarese. Sul posto 3 ambulanze, 3 camionette dei vigili del fuoco, oltre una volante della polizia e della municipale per i rilievi di legge. I 4 feriti sono stati portati via in ambulanza. E adesso l'aggiornamento sul coronavirus. Nelle Marche nelle ultime 24 ore sono morte 4 persone, tra cui un fanese di 63 anni. I nuovi positivi sono 308, la provincia pesarese rimane in testa con 95 casi. Invece negli ospedali della regione calano i ricoveri nei reparti non intensivi, con 23 pazienti in meno rispetto a ieri, mentre aumentano lievemente i degenti in terapia intensiva e in semi-intensiva. Tassisti in piazza oggi a Pesaro e Ancona per la mobilitazione nazionale. Il settore, ha detto la Confartigianato, sta attraversando una crisi gravissima che dopo 14 mesi di fermo quasi totale è diventata esplosiva. Confartigianato chiede sostegni economici certi, immediati e adeguati, così come è già stato fatto per altri settori. Tra le richieste anche quelle di un anno bianco fiscale contributivo, la sospensione e la proroga di mutui, leasing e finanziamenti. Al termine della manifestazione una delegazione di tassisti, accompagnati da rappresentanti di Confartigianato Pesaro, ha incontrato il prefetto Vittorio Lapolla per esporre i problemi della categoria. I servizi di trasporto pubblico sono stati comunque garantiti e quindi l'utenza non ha subito disagi. I sindacati invece hanno sospeso lo sciopero generale degli agricoltori che era stato indetto per domani ad Ancona. Ieri sera infatti si è svolto un incontro con il ministro Stefano Patuanelli, che ha dato rassicurazioni sulla definizione di un bonus di sostegno al reddito anche per i lavoratori agricoli a tempo determinato. Per cui, si legge in una nota, il prossimo decreto conterrà una risposta concreta che andrà finalmente a integrare il reddito della categoria. Inoltre c'è l'impegno a definire una norma sulla cassa integrazione per il settore della pesca e sull'estensione della NASPI per i lavoratori a tempo indeterminato.
Con il ritorno in zona gialla sono ripartiti anche gli sport dilettantistici di contatto. Gli amanti del calcetto stanno prendendo d'assalto i campetti della città. Tanta voglia di tornare a giocare e divertirsi. È stato questo lo spirito che ha accompagnato gli sportivi che a partire da lunedì scorso sono tornati nei campi della città per qualche ora di svago. Scottano in queste ore i cellulari di chi organizza le partite o gestisce gli spazi. Infatti, dopo tanti mesi di stop, con il ritorno in zona gialla, ora giovani e adulti possono praticare gli sport di contatto all'aperto, ma senza l'utilizzo degli spogliatoi. E i campetti sono stati presi d'assalto. C'era una gran voglia, naturalmente, sai, è un peccato che purtroppo cambia tutto, gli orari, perché le telefonate sono tante di prenotazioni, ma non siamo in grado, perché di solito si era abituati a giocare dalle 8 a mezzanotte, alle 11, adesso alle 9 e mezza devono smettere perché i ragazzi devono tornare a casa, perciò non riusciamo a accontentare tutti, perché magari prima una serata potevi fare 3 partite, 4 partite, adesso più di 2 non riesci, perché naturalmente questo coprifuoco alle 10 penalizza, però dai, siamo contenti noi, contenti che tanti ragazzi telefonano perché cercano il campo, perché naturalmente non solo la nostra, tutte le strutture in questo momento si stanno riempiendo di prenotazioni. Nel giorno che precede le feste del patrono, le attività commerciali possono restare aperte, lo ha spiegato la Regione Marche su sollecitazione dell'assessore alle attività produttive Mirko Carloni dopo le tante richieste di chiarimento. Le feste del Santo Patrono, infatti, non vanno considerate al pari delle domeniche, tranne nei giorni in cui coincidono con la domenica stessa o altre giornate festive. Pertanto, nel rispetto del protocollo di sicurezza e delle disposizioni anti-assembramento, durante la giornata precedente la ricorrenza del Santo, si ritiene che le attività all'interno dei centri commerciali, parchi commerciali e similari possono rimanere aperte. Sono fatte salve le diverse interpretazioni da parte della Presidenza del Consiglio o dei ministri competenti. In questi giorni si torna anche a parlare dell'esame di Stato. In Italia è nato un gruppo di studenti che ha chiesto al governo di annullare questo esame di maturità, almeno per quest'anno. Si sono costituiti come gruppo di studenti sui social per chiedere l'annullamento dell'esame di Stato. La loro pagina Instagram si chiama Studenti d'Italia e raccoglie ragazzi provenienti da ogni parte del paese. Qui, da quando è iniziata la pandemia e di conseguenza la didattica a distanza, ognuno ha avanzato le proprie proposte per tutelare quel percorso scolastico che da anni li vede impegnati in prima persona sui banchi. Di fronte alle telecamere di Fano TV, una studentessa dell'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro, Beatrice Moffa, portavoce del gruppo di studenti pesaresi, spiega perché l'esame di Stato, almeno per quest'anno, dovrebbe essere annullato. Non crediamo che l'esame che è stato proposto dia giustizia a ciò che è stato il nostro percorso quinquennale, in quanto verrà valutato praticamente solo una parte orale, dove comunque la maggior parte del tempo verrà destinata all'elaborato, e per tutte le altre 13 o 12 materie che siano, a differenza della scuola, ci sarà dedicato poco tempo, dove esporre un programma di un intero anno è comunque complicato, visto soprattutto 10 mesi di DAD, in quanto per varie ragioni è stato piuttosto difficile da affrontare, anche a livello educativo. Ecco. Avete quindi proposto al governo un'alternativa all'esame di Stato, quale? Quella di... Inizialmente l'aveva proposta anche il ministro dell'istruzione Bianchi, dicendo che gli alunni, per essere valutati correttamente, dovrebbero essere valutati sull'intero percorso che hanno fatto, e quindi noi abbiamo tenuto questa proposta come partenza, diciamo. E poi comunque abbiamo ragionato sul fatto che rimuovere totalmente l'esame non sarebbe stato giusto, perché comunque ci sono molti studenti, come il gruppo di cui faccio portavoce, che comunque hanno dedicato parecchie ore sui libri e comunque ci tengono proprio a livello personale alla scuola, quindi di mantenere l'elaborato, in quanto comunque richiede determinate capacità. Ci è stato detto che questa proposta è stata arrivata all'attenzione del Ministero dell'Istruzione e che per essere presa in considerazione sul serio doveva, diciamo, ricevere un certo seguito. Per questo ci siamo mossi e abbiamo cercato di contattare quante più testate giornalistiche e non,
possibili per rendere fattibile questa proposta, sia per quest'anno che magari per gli eventuali futuri, visto che comunque la DAD si ha ripercosso su diversi fasce d'età. Sono stati resi noti 30 santuari che in ogni angolo del mondo, dal Giappone alla Bosnia, dalla Nigeria all'Argentina, guideranno la preghiera mariana ogni giorno del prossimo mese di maggio, con la quale i fedeli nella recita del rosario invocheranno la fine della pandemia e la ripresa delle attività sociali e lavorative. Ad aprire e chiudere questo incessante momento di preghiera sarà Papa Francesco. Ifano TV trasmetterà in diretta questi appuntamenti. Il primo collegamento sarà sabato 1 maggio alle ore 19 con il santuario Nostra Signora di Walsingham in Inghilterra. Invece nei giorni successivi la preghiera inizierà alle ore 18 dalla Nigeria domenica 2 maggio, dalla Polonia lunedì, da Israele martedì e dalla Corea del Sud mercoledì 5 maggio. Tutti i dettagli li troverete nel nostro sito occhioallanotizia.it. E adesso torniamo a Fano perché domenica si torna a festeggiare in presenza la Madonna della Colonna al Santuario di Treponti. Nel prossimo servizio, che è stato curato da Filippo Pucci, si ripercorre anche la storia di questo luogo di culto. Alcuni forse non sanno che un tempo la chiesa della Madonna della Colonna sorgeva nell'area dell'ex campo d'aviazione di Fano. Costruita nel lontano 1796 dal sacerdote Pietro Ricchi, l'edificio conteneva al suo interno l'immagine settecentesca della Beata Vergine delle Grazie. Posta sopra ad una colonna, da quella volta il santuario prese il nome di Madonna della Colonna. Negli anni a seguire, la chiesa danneggiata per causa del tempo e dal terremoto del 1930 venne più volte restaurata, ma 10 anni più tardi venne abbattuta a causa dell'ampliamento dell'aeroporto militare cittadino. In ricordo del santuario demolito, venne poi eretta nel 1957 un'edicola mariana, tuttora presente nell'incrocio tra via del Santuario e via della Colonna. L'attuale chiesa, oggi presente invece a Treponti, costruita nel 1958, è intitolata a San Francesco da Paola e tutt'oggi al suo interno custodisce il dipinto della Madonna della Colonna. Fin da allora, nella prima domenica di maggio, si svolge la tradizionale festa. Nel 2020, a causa della pandemia, non è stato possibile organizzarla, ma quest'anno, con tutte le precauzioni del caso, la parrocchia Santa Maria Goretti di Sant'Orso ha organizzato dei momenti di preghiera e la celebrazione eucaristica prevista per le ore 17. La festa è sempre stata caratterizzata da una preparazione che vede la presenza di un triduo che parte il giovedì fino ad arrivare al sabato. Il giovedì era caratterizzato anche gli anni scorsi da un momento di preghiera organizzato dall'Azione Cattolica. Poi gli altri momenti sono soprattutto preghiera di carattere mariano, quindi il venerdì e il sabato sono previsti dei rosari e la domenica, salvo ovviamente ci mettiamo nelle mani del tempo, saremmo contenti di celebrare la messa nel pomeriggio nella BCC Arena Manuelli, che è stata gentilmente messa a disposizione. Non sono state, diciamo così, predisposte celebrazioni la mattina per evitare assembramenti e cerchiamo di convogliare, di concentrare tutta l'attenzione nel pomeriggio in questa solenne concelebrazione che verrà vissuta presso l'arena. La diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola celebra il 1 maggio dedicato a San Giuseppe Lavoratore con la Santa Messa presieduta dal Vescovo Armando Trasarti alle 10:30 nella chiesa di Villa Bassa al Prelato. È una tradizione che si ripete nella diocesi da ormai 7 anni e che negli anni passati si era svolta anche in alcune fabbriche del territorio. La celebrazione di quest'anno poi assume un ulteriore significato perché siamo nell'anno dedicato a San Giuseppe. Infatti Papa Francesco l'8 dicembre 2020 ha voluto rafforzare e accrescere l'amore verso questo grande santo con la lettera apostolica Patris Corde. E adesso cambiamo argomento. La Regione Marche ha presentato l'iniziativa che riguarda il super bonus e l'efficientamento energetico nel patrimonio ERAP. Verranno coinvolte ben 5.000 abitazioni per un importo che supera i 300 milioni di euro. L'assessore Stefano Guzzi annuncia: rimettiamo in moto il settore dell'edilizia. Abbiamo individuato un'iniziativa che ci porterà, che porterà ERAP a efficientare, diciamo così, e ristrutturare gran parte del suo patrimonio, del patrimonio pubblico, quindi case popolari per capirci. Qui parliamo di usufruire del bonus del 110%,
individuando attraverso 26 lotti diversi in tutta la Regione Marche qualcosa come oltre 5.000 appartamenti di proprietà pubblica per un totale di 349 milioni di euro di interventi. Come vedete, quindi sarà una manovra molto molto ampia e complessa che consentirà di avere l'efficientamento energetico su gran parte delle proprietà pubbliche, quindi proprietà ERAP e anche proprietà comunali gestite da ERAP. Consentirà di dare lavoro a decine e decine di imprese in tutta la Regione Marche legate a questo tipo di attività. E la scelta politica forte che io ho preteso e voluto da ERAP, ho trovato molta condivisione in questo senso, è di suddividere questo tipo di attività in molti lotti funzionali, suddivisi per province. Invece in questo caso con 26 lotti diversi, dove una unica impresa può vincere solo uno di questi lotti a livello provinciale, quindi ne può vincere al massimo 5 in tutta la regione, ci saranno molte più attività diffuse, molte più imprese coinvolte e molte più imprese che potranno, diciamo, mettere in campo la loro attività, le loro esperienze e il loro lavoro stesso. Quindi un grande impegno, ma soprattutto un grande obiettivo che, una volta colto, favorirà tantissimo l'uscita, diciamo, da questa crisi, la ripresa economica nella Regione Marche. E nell'area dell'ex AGIP a Fano sorgerà un grande vivaio urbano. Il progetto, che è stato ideato dai ragazzi dell'Università di Ferrara, sarà temporaneo, ma l'intenzione del comune è comunque quella di mantenere anche in futuro uno spazio verde. Un vivaio urbano del Fano. Nessun parcheggio né ora né in futuro. Il comune di Fano ha deciso, nell'area dell'ex AGIP ad ottobre sorgerà un vivaio urbano con 300 piante in vaso. Nel perimetro invece una rete metallica e una grande scritta per una iniziativa unica nel nostro territorio. È stato definito innovativo e partecipato il progetto illustrato dal comune di Fano, che aveva affidato l'incarico al centro di ricerca dell'Università di Ferrara, ma seguendo alcune linee guida, come quelle di tenere in considerazione la sostenibilità, la fruibilità ciclabile e pedonale, ma anche la connessione al centro storico e una porta d'ingresso da caratterizzare. Gli studenti così hanno lanciato l'idea del vivaio temporaneo che vedrà la luce nel prossimo autunno dopo la fideiussione e la bonifica. Ci rimarrà per 7-8 mesi evitando il degrado urbano e il parcheggio selvaggio e giusto il tempo di stabilire una volta per tutte il futuro di quell'area tanto discusso in questi anni. In ogni caso il comune non intende utilizzarla per la sosta dei veicoli, al contrario vuole perseguire le politiche ambientali puntando sul verde. Questa amministrazione aveva la necessità di trovare delle soluzioni veloci da poter attuare immediatamente, perché a breve ci cederanno quest'area e con una spesa non troppo onerosa riusciamo appunto a subito a dare una funzione attraverso delle opere di rigenerazione urbana su quest'area. Metteremo degli alberi, delle alberature, che dei giovani alberi che mano a mano che cresceranno verranno poi spostati in altre aree dove attualmente serve, creando nuove aree oppure andando a sostituire degli alberi ammalorati nei viali. In questo caso, in questo modo diamo subito una funzione a quell'area, rigeneriamo, diciamo, anche lo spazio circostante e prendiamo un po' di tempo per poter, contemporaneamente a questo tempo che il vivaio crescerà in quest'area, daremo un incarico per poter fare la progettazione definitiva dell'area strutturale. Ci sarà anche un percorso partecipato con la cittadinanza, assicura l'assessore, e poi entro il 2022 inizieranno i lavori per il progetto definitivo. Il vivaio invece non sarà fruibile al pubblico, ma si pensa alla possibilità di accesso per determinate occasioni o per motivi didattici mediante la partecipazione delle scuole. Inoltre partirà un altro incarico per stabilire dettagli sull'idea lanciata dall'università, compresa la gestione e la manutenzione del verde, che poi in futuro passerà ad ASET SPA. Di fatto produce anche un messaggio positivo, un messaggio con una ricaduta positiva sia proprio sulla salute delle persone, ma anche di partecipazione e di socialità, perché inevitabilmente si aprirà un dibattito sulla città ed è un dibattito che è perfettamente in linea con tutto quello che è la nostra politica ambientale, che oggi vede anche collaborazione con un patto di intesa che abbiamo sia con l'Università di Firenze che con la Politecnica delle Marche per quanto riguarda la stesura di un piano del verde, un piano
piano anche proprio di, per arrivare all'attuazione del regolamento finalmente del verde urbano e il censimento di tutte quelle che sono le infrastrutture verdi. Per cui mi sento di dire che sono molto contenta che grazie a questo progetto in forma temporale sostituire pannelli parlanti con esseri viventi quali le piante, che le piante hanno un beneficio straordinario sulla salute non solo dell'ambiente ma anche delle persone. Ed è uscito oggi il videoclip del nuovo singolo di Andres, il cantautore fanese, che punta a Sanremo Giovani. Vivo nelle cose che rimangono, dove i tuoi pensieri ci raccontano. Una canzone profonda che nasconde un'amara nota di dolore ma che rinasce con l'arrivo di una nuova speranza d'amore. Si intitola Nei nostri ricordi, l'ultimo singolo di Andres, 18enne fanese che ha voluto dedicare il nuovo brano alla bellezza di un ricordo. La musica pop rock accompagna i versi e dà vita alla fantasia e alla voglia di cantare. Oggi alle 14 è uscito anche il videoclip su YouTube e su tutte le piattaforme digitali. Con questa canzone, nel mese di luglio, Andres parteciperà al Village Music Academy a Scalea, mentre a settembre tenterà Sanremo Giovani. Andres, quando hai scritto il testo e qual è il significato della canzone? Allora, il testo Nei nostri ricordi nasce a gennaio, ma prende vita proprio in questo periodo, e ho voluto aspettare per farla uscire perché penso che per ogni cosa ci voglia il giusto tempo. Io ho immaginato questo momento come un momento di grande libertà, un momento di ripartire e di urlare veramente a squarciagola quello di cui nella propria vita si ha veramente bisogno, e quindi ho pensato che fosse giusto questo periodo, diciamo, ecco. Nei nostri ricordi. Nel videoclip girato il 15 aprile scorso si simula un concerto, un'esibizione davanti alle proprie paure per affrontarle. A firmarlo il regista Harry Secchiaroli, mentre la direzione artistica è stata affidata a Maria Flora Giammarioli, che ha seguito il giovane cantautore sin dal singolo di debutto Voglio viverla così, che ha già superato le 22.000 visualizzazioni. E voglio viverla così. Al lavoro per la nuova clip anche Massimo Radi come operatore video ed Enrico Terminesi per audio e luci. Come mai è stata scelta proprio l'ex chiesa di San Francesco per girare il videoclip? Allora, innanzitutto, quando è stato presentato il progetto del videoclip stesso, si voleva subito rappresentare un concerto, quasi come se fosse un live, un modo per gridare davanti a ciò che sono le mie più grandi paure, le paure delle critiche. Quindi di urlare proprio davanti a loro che io ce l'avrei fatta. E un posto come questo è magico, ha tutta la sua storia, e quindi quando mi hanno fatto vedere le foto ho detto dai, sì, facciamolo qua perché è stupendo e proviamoci. Progetti e sogni nel cassetto? Ho tanti progetti già da quest'estate e prevedo cose belle, speriamo che tutto vada per il meglio. Il presidente provinciale dell'Umpli, Damiano Bartocetti, ha incontrato il vescovo Armando Trasarti. Per l'occasione, visto il momento di difficoltà che stiamo attraversando a causa della pandemia, è stato donato a Sua Eccellenza, a nome di tutte le proloque della provincia, un ulivo come simbolo di pace e di speranza. Sono stati affrontati vari argomenti, ha fatto sapere Bartocetti, tra cui i programmi futuri e i progetti. Il mio pensiero è positivo riguardo a una collaborazione sempre più proficua tra le proloco e le parrocchie della diocesi. E vi annuncio che lunedì prossimo tornerà Primo Cittadino e l'ospite, come vedete, è il sindaco di San Lorenzo in Campo, Davide Dell'Onti. Tra poco invece trasmetteremo uno speciale dedicato al nuovo sito web di Vallefoglia e a seguire la prima puntata della nuova stagione di Fuori Tutti, artisti delle Marche e rete per resistere. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci.